Gianluca Baldrighi, team manager e possiamo dire aiutante e anche mente del mercato del Fiorenzuolo. Oggi riparte la nuova stagione, riparte con una grossa incognita che ovviamente non dipende da voi, cioè la categoria. Sì, siamo ancora in attesa di sapere l'esito positivo o negativo per quanto riguarda il ripescaggio in Serie D. L'ufficialità hanno detto che ci sarà il 4 di agosto, speriamo, la domanda l'abbiamo fatta, è tutto in regola, speriamo che sia una risposta appunto positiva. Al di là del campionato cui parteciperete, Eccellenza o Serie D, questo nuovo Fiorenzuola nasce con una caratteristica particolare che è quella della giovane età. Sì, è una squadra, infatti oggi ho visto tanti ragazzi, la media è molto bassa, attualmente quella sui 21 anni, con dei ragazzi che vengono da alcune società professionistiche, qualcuno nostro e poi qualche giocatore d'esperienza. Poi durante la preparazione il mister, che ha voluto con sé un gruppo abbastanza nutrito appunto di giocatori, farà una scrematura per vedere quali potranno rimanere in prima squadra. Dopo la retrocessione amara dell'anno scorso ripartite comunque con grandi ambizioni, con una grande forza, questo possiamo dirlo. Sì, purtroppo l'anno scorso è andato tutto male, dopo 3 anni in cui le cose erano andate bene. Io mi sento di ringraziare ancora sia l'allenatore nostro dell'anno scorso che il DS, che non fa più parte della nostra società, per i 3 anni che abbiamo trascorso insieme. In secondo luogo, purtroppo nel calcio ci sta di andare bene e di andare male. L'anno scorso è andato tutto male, quest'anno si riparte dopo una delusione notevole, però la società ha fatto un punto a capo e ha deciso di ripartire, perché insomma il calcio e nello sport bisogna sapere accettare anche le sconfitte. Tantissime novità, quella probabilmente più importante è quella del tecnico. Sì, un mister che ho avuto, diciamo, il piacere e l'onore di conoscere in questi 2 mesi, si è instaurato un bel rapporto. Abbiamo, diciamo, un manager un po', come abbiamo detto un paio di mesi fa, ti avevo detto, un po' manager stile inglese, perché si è occupato un po' di tutto, dalla logistica, dal magazzinaggio del materiale, insomma ha fatto un po' di tutto, in più ha dato tutti i vari input per il mercato, io gli ho dato una mano, speriamo di aver fatto le cose bene. In ogni caso la società, ripeto, in questo mese di preparazione vedrà se sarà il caso di intervenire ancora in base alla categoria che faremo, nelle varie fasi del campo, insomma. La cosa certa che possiamo dire è che il Fiorenzuola riparte a velocità doppia. Speriamo, velocità doppia. A me piacerebbe ripartire con una squadra fatta di ragazzi seri che devono diventare uomini, e per gettare le basi, eventualmente anche per avere un nucleo solido, uno zoccolo duro anche per gli anni a venire.